Siamo con Leopoldo Vanoni, architetto tecnico comunale di Pieve Pelago, qui nella torre di Sant'Andrea, che è stata recuperata completamente grazie ai fondi del PSR, dell'asse 3 comunitari e del comune di Pieve Pelago. Un intervento molto bello, una ricostruzione davvero riuscita. Cosa avete fatto? Noi abbiamo ripreso una vecchia torre che era praticamente fatiscente, almeno per quanto riguarda l'interno, non c'erano più solai, non c'era più niente. L'abbiamo in primo luogo adattata alla normativa sismica, ottenendo un miglioramento che garantisse la fruibilità. Dopodiché abbiamo guardato anche la parte architettonica, cercando di ricostruire tutte le porzioni e di muratura e gli intonaci, così come potevano avere il loro aspetto e i loro materiali all'epoca, perché la torre è presumibilmente del 1400 ed era stata elevata per 4 livelli nel 1400 e poi sopraelevata nel 1500, nella metà del 1500, ed era una casa torre. Che sia diventata una torre campanaria è evidente dal fatto che sono appena suonate le campane. Originariamente però non era una torre campanaria, ma una vera e propria casa torre. Sì, è nata come fortificazione, come sono nate nel Medioevo tutte queste fortificazioni a base quadrata a 3, 4, 5 livelli. Dopodiché è stata abitata, e il fatto lo dimostra di questa parete affrescata, perché nessuno avrebbe affrescato sicuramente una torre solamente militare. E il fatto che abitasse una persona abbastanza influente, abbastanza importante, lo dimostra, perché un affresco non in luoghi ecclesiastici dalle nostre parti è piuttosto difficile da trovare. E quindi abbiamo questo affresco che presumibilmente è posteriore al 1454-52 e spazia fino per un secolo, ecco, entro un secolo, dal 1450-1550. Oltre a questo, adesso che avete recuperato questa bella torre, diventa uno spazio espositivo, un luogo anche di incontro in un qualche modo. Sì, ci sono in programma alcune manifestazioni, più che altro mostre di pittura, perché gli spazi non sono così fruibili e quindi non possiamo fare manifestazioni che richiamino tanta tanta gente, però alcuni cultori e alcuni interessati, specialmente adesso faremo una mostra di arte sacra, e quindi non ci si aspetta tante persone, ma non per questo che non abbia successo e che non sia interessante, proprio perché i locali, l'avete visto anche voi, sono un po' più piccoli. Maurizio Micheli, vice sindaco di Pieve Pelago. Siamo qui nella torre restaurata di Sant'Andrea Pelago, restaurata appunto grazie al PSR, ai fondi comunitari dell'asse 3 e anche alla provincia di Modena e alla stessa amministrazione comunale. Un bel recupero, un modo per riscoprire anche le radici di questo territorio. Sì, in effetti era un po' di tempo che ci stavamo pensando, siamo riusciti appunto grazie all'asse 3, al piano di sviluppo rurale, a fare questo restauro, che è costato una bella cifra, però siamo contenti del risultato e adesso cerchiamo di valorizzarlo proprio per dare lustro a questo antico fabbricato, e abbiamo montato dei filmini proprio per far vedere l'agricoltura che c'era nei nostri territori. E lo scopo è anche quello appunto di riproporre delle mostre gastronomiche e fare apprezzare i prodotti del luogo che vengono coltivati ancora in questa zona di Pieve Pelago. Anche perché appunto Sant'Andrea era un po' la zona rurale appunto di Pieve Pelago, quindi i prodotti tipici dell'Alto Frignano possono trovare qui una ulteriore valorizzazione. E in effetti adesso stiamo valutando appunto assieme a diverse associazioni, non ultima Slow Food, appunto per vedere se riusciamo a creare un circuito dove ogni tanto ci sono queste appunto degustazioni per riscoprire i vecchi prodotti che ancora qualcuno riesce a coltivare.
E poi questa torre diventa anche, diciamo, un centro per rievocazioni storiche eventualmente o iniziative di questo genere, come quello che ci sarà il 9 settembre di quest'anno. Sì, in effetti quest'anno scade il centenario di una rivolta che ci fu qua a Sant'Andrea, perché un signore che era uno dei più grossi proprietari terrieri qua di Sant'Andrea non voleva più una vecchia fontana, ci fu una rivolta popolare e quest'anno appunto che cade il centenario di questa rivolta vogliamo rievocare questa antica tradizione.